Björn Larsson, è un'occasione averti qui al Salone del Libro, è sempre piacevole incontrarti. Come spieghi questo grande amore che è scoppiato tra i lettori italiani e te? Male, nel senso che non capisco, mi stupisce piuttosto, è un fatto. E oggi ho incontrato non so quanti lettori che hanno letto tutti i miei libri, non uno o due, però tutti. E sono molto diversi, parlano della vita, dell'esistenza, però in modi diversi. Però mi seguono questi lettori. E non è soltanto, perché io sono più letto forse in Germania, però non ho nessun contatto con i miei lettori lì. In Italia sì. Sì, ma infatti tutto è iniziato dal Cerchio Celtico. Devo dire, io sono una tua fan. Il Cerchio Celtico ha avuto un boom incredibile in Italia, no? Però meno che La vera storia del pirata, perché è La vera storia del pirata che ha fatto, diciamo, scoprire agli italiani i miei libri. Però anche quello, io penso che adesso si vendono 3.000 copie all'anno dopo 10 anni quasi, è incredibile. Forse il Cerchio Celtico ha fatto conoscere anche una storia dei Celti che, devo dire, non si conosceva ancora, perché adesso c'è la grande moda del celtismo. Però quando è uscito il tuo libro, tu hai dato delle definizioni dei Celti, della storia, che era un po' inusuale, no? Ma nel senso che ho scoperto, un po' per caso, tramite la trama del libro, mi sono detto che io dovevo fare una ricerca seria su questo tema lì. E all'epoca non c'era quasi niente di scritto e ho avuto la fortuna di leggere in francese, perché c'erano qualche ricercatore che avevano fatto un lavoro serio, diciamo, sulla storia celtica. Però all'epoca non c'era quasi niente. Aveva già finito il libro quando è aperto questa mostra a Venezia su Celti, che era, diciamo, la sintesi di tutte le conoscenze all'epoca. Purtroppo, perché io continuo a interessarmi a questo tema lì, purtroppo non ho visto in questi ultimi anni molte cose di nuove. È verissimo, infatti la mostra dei Celti di Venezia è stato proprio l'inizio di questa conoscenza che non c'era prima. E il tuo libro ha dato un grosso impulso, devo dire. Sì, penso di sì, sono un po' orgoglioso anche di questo fatto. Purtroppo in Inghilterra, o in Gran Bretagna, diciamo, è stata pubblicata per un piccolo editore che ha fatto di questo libro un libro di mare, soltanto. E per questo non ho avuto mai reazione, diciamo, da parte loro. Certo. E questo è un po' un rimpianto, perché mi avrei piaciuto sapere che cosa pensano gli irlandesi. In Francia invece, in Bretagna, è molto letto, sono stato invitato anche per parlare all'Università dei Celti, mi hanno invitato a scrivere un testo sull'identità e tutto questo, però in Wales o Irlanda o Scozia non tanto. Peccato. Sì. Peccato, però adesso è già l'11ª edizione questo libro, sì. Quindi vuol dire che in Italia invece continua ad andare molto. Anche dappertutto, infatti, dove è stato pubblicato come un romanzo, non come un giallo, non, neanche come un romanzo di mare. Ha un seguito, è un libro culto, non mi spiego. Tu hai scritto moltissimi libri, tutti quanti con grande successo. L'ultimo è una sorta di, sembra una polemica, perché l'hai definito anche tu, una specie di giallo. Perché? Sì. No, perché mi dà un po' fastidio questa, quando la letteratura diventa moda, quando diventa massa, quando tutti leggono le cose che leggono tutti gli altri. Questo non è bene né per la letteratura né per noi. Infatti adesso i giallisti svedesi vanno moltissimo qui in Italia. Sì, però anche nel mondo. Sì. Però è stata un po' come tutti al momento leggeva Dan Brown e nient'altro, e non andava oltre. E la cosa un po', non brutto, non è la parola, però questa che mi dà un po' fastidio è questa idea quando i lettori parlano fra di loro, non c'è neanche una riflessione profonda, cioè, come tu hai trovato il libro? Bello, va bene, e finisce lì, perché non sono spesso libri che valgono la pena di approfondire. È vero. Però questo ultimo libro è un po' una provocazione anche culturale, no? Sì, culturale, però anche c'è poesia dentro, e non c'è un giallo con poesia, perché io mi sono detto la poesia è importante, però adesso è trascurata e io volevo, perché io ho un nome o forse un pubblico, e io volevo dire, allora, anche la poesia merita di essere letto. Cioè, praticamente spingi il lettore a spaziare oltre i confini. Anche io, scrittore. Sì,
perché io non sono un poeta, ho letto, sì, ho letto poesia, perché non è il mio. E io volevo anche, diciamo, darmi la sfida di scoprire un altro universo che è la poesia. Bellissimo, ma adesso siamo in astinenza, tu stai lavorando sicuramente su qualche altro progetto, cosa stai escogitando? No, diciamo che ho scritto un libretto, perché quest'anno è il compleanno di Iperborea, 25 anni di esistenza, e io ho avuto questa idea, che è stata accettata per il Milano Lodigiano, l'editrice, di fare un piccolo libro, 100 pagine, su come ho scritto i miei romanzi. È un piccolo libretto, c'è anche un inedito della vera storia di Long John Silver, della prima versione, che era molto troppo lunga, e così sarà in autunno. Però scrivo anche un altro libro, un romanzo. E non ci puoi dire ancora niente? Non ancora, un po' troppo presto. Vuoi lasciarci un po' nel mistero, nell'aspettativa? No, la cosa è questa, non è quello. La cosa è che ho scritto 50 pagine, però non ho immaginato bene il seguito. E se io comincio adesso a parlare di questa cosa, mi fisso, diventa una... No, sì, esattamente, perché io non posso sapere ancora certo. Il futuro del libro, e questo non... Posso parlare un po' dall'inizio, però non tanto neanche, per questo preferisco non dire niente. Ma ti capita che i tuoi libri prendano quasi forma da soli, mentre li scrivi, o hai già un'idea prima di massima? Ma io penso che un libro, un romanzo, almeno deve essere come la vita. Un anno fa non sapevo che io farebbe il pendolare Copenaghen-Milano, per esempio. No, io non voglio sapere la fine prima di arrivare lì, no. Quindi si crea da solo il tuo libro? No, nel senso che c'è un sviluppo, diciamo, tramite gli incontri dei personaggi, la trama. Però se io penso che, no, se io trovo che è una sorpresa anche per me, io spero che la stessa cosa vale per un lettore. Grazie Bjorn, grazie. Grazie a voi.